Commercianti e cittadini in protesta contro la gestione dei lavori per la realizzazione del tram in via Leonardo da Vinci a Palermo. Si sono incontrati all'incrocio tra via Leonardo da Vinci e la via Casalini, laddove più spesso si creano ingorghi a causa dei semafori distribuiti, a detta loro, con poca attenzione alle reali necessità di far defluire il traffico veicolare, ma è anche l'assenza di adeguati parcheggi che penalizza gli automobilisti. Le difficoltà che ne conseguono si sono abbattute anche sul commercio, ma l'amministrazione comunale, dopo numerosi solleciti, non è ancora intervenuta per risolvere la questione. Questo progetto sicuramente sarà lodevole, ma non hanno calcolato la mancanza di parcheggi in via Leonardo da Vinci e quindi i commercianti si vedono costretti ad abbassare Saracinesca. Il comune è assente totalmente. Il problema si chiama impossibilità da parte dei cittadini di transitare per quest'area, il problema si chiama impossibilità di raggiungere le zone di Borgo Nuovo, di Passo di Rigano, ma anche di Torretta e i comuni limitrofi. Il problema riguarda anche l'attività di questi commercianti che si ritrovano costretti a licenziare il personale perché in funzione del fatto che non si può più parcheggiare e in funzione del fatto che la strada si è enormemente ristretta nei suoi spazi, i cittadini non parcheggiano più davanti agli esercizi commerciali e gli esercizi commerciali si trovano in una situazione di profonda crisi.